1525, dopo Pentecoste, nella notte tra mercoledì e giovedì, ebbi nel sonno questa visione, in cui molte grandi acque cadevano dal firmamento. E la prima colpì la terra a circa 4 miglia da me con grande violenza e con tremendo rumore, e sommerse tutta la terra. Ne fui così spaventato che mi destai prima che cadessero le altre acque. E queste erano enormi. Alcune cadevano molto lontane, altre più vicine, e provenivano da tale altezza che sembravano cadere con la stessa velocità. Questo acquerello del diluvio, che riproduce un sogno, anzi un incubo dell'artista, dal quale si risvegliò tutto tremante, si presterebbe egregiamente a un'analisi di tipo psicanalitico, almeno psicocritico, ma lasciando esercitazioni da nouvelle critique, sembrerebbe contraddire l'idea che ci si fa correntemente del Dürer, di artista mosso dalla volontà precisa e tenace di assorbire l'arte classica, di produrre un'arte che rinnovasse classicamente la cultura figurativa tedesca che ancora s'attardava nell'ultimo gotico, che non è idea sbagliata. Solo che si tratta di un classicismo filtrato dall'Italia e tradotto alla tedesca. Dürer, quando dipinse il diluvio, era già sul viale del tramonto, sebbene avesse soltanto 54 anni, ma era già da tempo malato, probabilmente di malaria presa nell'ultimo soggiorno in Fiandra. L'episodio è significativo. Si era preso la malattia per andare a vedere e disegnare, naturalmente, una balena che era arenata sulla riva di una spiaggia malarica e doveva morire soltanto 3 anni dopo, il 6 aprile del 1528.